Левый Бахрон. Un'altra rivista famosissima di quei tempi si chiamava Lev, in russo è l'abbreviazione, si tratta del fronte di sinistra, praticamente così si chiamavano gli artisti da qua. Это главный журнал московских авангардистов, которые противостояли художникам-традиционалистам и отождествляли то, что они делают в искусстве, с революцией, да, поэтому левый фронт. Questa rivista ovviamente puntava su questa tradizione di sinistra rispetto all'arte, univa gli artisti più rivoluzionari, quali si opponevano agli artisti di vecchi tempi, che seguivano le tradizioni, invece gli artisti che lavoravano qui si consideravano i rivoluzionari, quindi quelli che dovevano inaugurare tempi nuovi nell'arte. Ну и, конечно, все помнят фотографии Родченко, да? Вот здесь его фотопортреты, среди которых режиссер Лев Кулешов и известная актриса Эсфирь Шуба. В Сорренто ровно 50 лет, как нам сказали, был фестиваль кино, и показывали фильм «Броненосец Потемкин». И как раз вот здесь вы видите первый рекламный плакат этого фильма, сделанный художниками школы Родченко. È stato accennato prima che proprio 50 anni fa qua a Sorrento si è tenuto il primo, la prima visione, organizzata la prima visione del film per la corazzata Potemkin, diciamo inaugurando anche un periodo, esatto, gli incontri cinematografici di carte al cinema sovietico, a quanto pare, qua vediamo il primo poster di questo film. Ну, здесь можно, давай, что киноплакат был основным любимым жанром художников-графиков тех лет. Qua bisogna dire che questo genere, il genere di genere d'arte, del poster, non era mica marginale in quei tempi, invece era uno dei generi più preferiti di quelli degli autori di quei tempi. Появилась возможность широкой публике демонстрировать и анонсировать фильмы и выклеивать данные плакаты на тумбах в городе. Quindi si trattava di un'arte complessiva, complessa, perché si trattava di inventare un linguaggio di comunicazione col grande pubblico, parlare dei film al grande pubblico e allo stesso tempo decorare con questi poster diverse località della città. Здесь активно используется типографика, локальные мощные пятна и коллажные вклейки фотографические. Quindi noi vediamo qua gli elementi essenziali di questo tipo dell'arte, vediamo qua il collage, vediamo le tinte molto forti, molto vivaci, vediamo qua anche molti elementi essenziali dell'arte della tipografia, della stampa. Quindi si trattava del linguaggio complesso e molto rivoluzionario.